Mi trovo a Phnom Penh, la capitale della Cambogia, e in particolare di fronte a un luogo simbolo di questa metropoli asiatica, ossia il Palazzo Reale, la residenza del re. Come si vede, il palazzo è addobbato a lutto per la morte del re Norodom Sihanouk, avvenuta il 15 ottobre scorso. Il re Sihanouk ha dominato la vita del paese per diversi decenni, nella buona e nella cattiva sorte, lasciando un'impronta indelebile nella storia del popolo Khmer. È sicuramente uno di quei personaggi più amati dai cambogiani e la nenia che si sente in sottofondo sottolinea la tristezza dei Khmer di fronte a tale perdita. Quella che si vede alle mie spalle è la pagoda d'argento. Deve il suo nome alle migliaia di piastrelle di un chilo ciascuna che formano la pavimentazione. È all'interno del complesso reale sicuramente il luogo più visitato e il luogo più famoso. Palazzo Reale di Phnom Penh si trova il Museo Nazionale, questo edificio rosso che si vede alle mie spalle e che ora mi accingo a visitare, anche se ahimè non posso riportare testimonianze di ciò che c'è all'interno, visto che la videocamera non si può utilizzare. Queste sono le poche immagini che riesco a rubare dal cortile del museo.
Phnom Penh è posizionata sulla confluenza di tre fiumi, il Tonle Sap, il Tonle Basak e il maestoso Mekong, definito anche la madre di tutte le acque. Nel 1373 si arenarono quattro statue di Buddha sulle sponde del Mekong, che a poche decine di metri da qui. Furono portate sulla sommità di questa piccola collina che si vede alle mie spalle e fu costruito un santuario. Collina in lingua Khmer si dice Phnom. La donna che rinvenne le statue si chiamava Pen, Phnom Pen, ecco risolto il mistero dell'origine del nome della capitale cambogiana. È l'unica collina di Phnom Pen. Sulla sommità adesso sorge un santuario. Questi sono i rial, la moneta cambogiana, queste sono banconote da 5.000 rial, un euro equivale più o meno a una banconota di queste, cioè a 5.000 rial. Poi abbiamo anche altre banconote da 10.000 rial, come si vede sulle stesse compare sempre l'immagine del re da poco defunto. Spesse volte le varie banconote sono accompagnate dai più famosi siti archeologici del paese come Angkor Wat. Beh, adesso con un po' di soldi in tasca posso recarmi nei mercati cittadini e vedere cosa hanno da offrirmi. Okay.
In città ci sono diversi mercati. Uno dei più suggestivi è lo Psar Tuol Tompong, comunemente denominato mercato russo. Qui gironzolo tra gli stretti cunicoli traboccanti di mercanzie tra le più svariate, accostate tra l'altro senza alcuna relazione logica, per cui negozi di tessuti e di CD, pescivendoli, venditori di carne o di prodotti artigianali, cumuli di frutta e verdura, parrucchieri e tanto altro ancora, si trovano affiancati l'uno all'altro con la massima naturalezza. Mi trovo in uno dei luoghi più tristemente famosi della storia.
E questo che si vede alle mie spalle è un vecchio liceo che dal 1975 al 1978 fu trasformato dal regime dei Khmer Rossi di Pol Pot in un'autentica prigione di tortura, e da qui furono avviati ai campi di sterminio circa 17.000 persone. Il campo di sterminio si trova a pochi chilometri da qui e che fra non molto andrò a visitare. Bastava un semplice sospetto, l'accusa di un minimo coinvolgimento con il regime precedente per essere imprigionati e torturati in questo edificio in cui mi trovo in questo momento. Ogni prigioniero veniva schedato, fotografato e torturato affinché rivelasse i nomi di altri presunti nemici del regime. Chiunque portasse gli occhiali era considerato un intellettuale e in quanto tale un potenziale nemico del regime. Anche coloro che conoscevano una lingua straniera venivano scambiati per collaborazionisti di altri stati. Insomma, per alcuni anni il popolo cambogiano ha vissuto in un clima di terrore e ne è uscito decimato da questo sanguinario e astruso regime di Pol Pot. I prigionieri vivevano in queste celle incatenati e quotidianamente sottoposti a tortura. Molti morivano tra le mani dei carcerieri, altri aspettavano la morte come estrema liberazione di tale insopportabile esistenza. I sopravvissuti di questa prigione tuttora viventi sono due, entrambi autori di un libro nel quale raccontano gli orrori disumani che hanno vissuto qui a Tuol Sleng. Qui invece mi trovo a Chow Wen Gek, il campo di sterminio nella periferia di Phnom Penh, nel quale venivano trasferiti e giustiziati i prigionieri torturati. Qui erano costretti a scavare delle profonde fosse nelle quali venivano inumati dopo aver ricevuto una violenta bastonata in testa, oppure venivano sgozzati con il robusto e tagliente gambo legnoso delle foglie di palma da zucchero. Thank you.
Cambogia, come in tanti altri paesi del sud-est asiatico, sono molto diffuse le due ruote, a volte trasformate in remorque moto, ossia una moto che traina un piccolo rimorchio per il trasporto di persone o merci varie. Qui non tutti possono permettersi un'automobile, pertanto il due ruote rimane l'unico mezzo accessibile a un largo strato della popolazione. Inoltre il clima tropicale ne incoraggia l'acquisto, visto che consente di utilizzarle durante tutto l'arco dell'anno. Sulle moto si trasporta praticamente di tutto, alcune volte i bagagli sono davvero ingombranti e pittoreschi. Non è raro tra l'altro vedere intere famigliole di 5 o 6 persone a bordo di una piccola motovetta. Nella periferia di Phnom Penh ci sono diverse moschee, che indica che la presenza della comunità islamica è abbastanza nutrita. Quella che si vede alle mie spalle è la moschea più importante, ma ce ne sono tantissime altre.